lui riusciva a chiudermi gli occhi, come se io avessi vissuto 7 anni ad occhi chiusi. Isolamento e poi sempre più malinconia. Io ero sempre più debole, sempre più rassegnata. Vuoto, buio, annientamento. Io vivevo in uno stato perenne di paura. Diciamo che lui ha fatto un gran lavoro con la mia testa perché nell'arco di poco tempo ha distrutto la mia personalità. La cosa che mi faceva più stare male era il fatto che io non mi sentivo nessuno, cioè non ero più Luisa. Io la definisco proprio una dipendenza, come il tossico ha bisogno della droga. Non riuscivo più a decidere e quella forse è la violenza più grossa che mi ha fatto, oltre a quella fisica. I lividi spariscono, si curano, però le ferite dentro comunque ti rimangono per tutta la vita. Ci sono delle ferite che non si sanano mai. I primi 2 mesi sembrava insomma una storia quasi normale. Dopo poco ha iniziato comunque con le gelosie, ha iniziato ad allontanarmi prima dalla scuola, poi dalle amicizie e in un certo senso io la definisco la prima violenza psicologica. Dovevamo esistere solamente io e lui. Ogni sera era una discussione, ogni sera era una violenza. Una sera erano le botte, una sera era una violenza comunque sessuale, perché per lui, anche se io l'avevo lasciato o se io comunque non ero d'accordo, lui era il mio marito, come diceva lui, e quindi lui aveva tutti i diritti di fare l'amore con me, anche se io non volevo, anche se io non avevo voglia. Oggi, cioè nel 2011, stiamo seguendo oltre 50 casi al mese di episodi di violenza. Non è facile, ovviamente, il rapporto di chi si trova ad operare con questi casi di violenza, perché sono tutti comportamenti estremamente crudi che molto spesso ci colpiscono prima lo stomaco e poi ci permettono di operare con la necessaria e dovuta oggettività. Non è materia in cui ci si forma un callo, è sempre ogni storia ha un suo percorso, un suo sviluppo. E devo dire che anche le storie che possono sembrare magari all'inizio più incredibili e più strane, trovano poi molto spesso dei riscontri oggettivi nell'attività di indagine. Il primo schiaffo l'ho preso dopo forse 2 mesi che stavamo insieme, era pochissimo. Ha raccontato ai miei genitori che mi aveva trovato a letto con un'altra persona, cosa non vera, e quella sera quando sono rientrata in casa mia mamma mi ha detto ha fatto bene a mandarti in ospedale. Io vedevo comunque che non trovavo supporto nella mia famiglia, l'ho cercato nella sua. E invece quando siamo stati lì comunque ho subito violenze anche all'interno di quella casa e non so se nessuno si è accorto di niente. O hanno fatto finta di non accorgersene. Il nostro è stato quasi da subito un amore un po' malato. Lui cercava una persona da dominare, perché dalla famiglia dalla quale viene, comunque, ha avuto un esempio di un padre che dominava la madre, e io al contrario. L'esempio di una madre dominata dal padre. Nel diritto di famiglia il delitto d'onore è stato cancellato pochi decenni fa, quindi qualcosa significa pure. Probabilmente anche in casa cattolica, se una donna 50 anni fa andava da un prete a dirgli che in casa subiva torture mentali e violenze fisiche, forse qualche prete, in buona fede per carità, ma insomma sarebbe stato capace di dire che bisognava sopportare, che l'unità della famiglia
richiedeva anche questo. Ho trovato una giustificazione allo schiaffo, probabilmente avevo sbagliato io, avevo detto qualcosa io che non tornava, non era lui che aveva sbagliato. E dal primo al secondo al terzo e ogni volta più andavo avanti col tempo e più trovavo giustificazioni al suo comportamento. Giravo per strada, la gente che ti guarda, la gente che ti ferma e mi ricordo di una signora in particolare che ero con un'amica e parlavamo di questa cosa perché era uscita comunque sul giornale e questa mia amica parlando gli diceva se una donna non lo vuole fare non è costretta e questa donna ricordo che gli ha risposto beh ma se comunque era il marito è giusto, cioè lo poteva fare. Queste cose, queste voci, tutte mi facevano in un certo senso sentire come una figura nera che passa in mezzo alla piazza, in mezzo alla gente, una persona sulla quale puntare il dito. Siamo sempre comunque colpevolizzate in tutto, sia che hai subito o che hai fatto. È sempre colpa tua alla fine. Quanto c'è da fare sul versante educativo? Le ragazze sappiano riappropriarsi di sé, della propria dignità, del proprio orgoglio. Quanto i ragazzi debbano riscoprire che le donne non sono roba loro. Un ragazzo che dà uno schiaffo a una ragazza, sì è un violento, ma va capito. Un ragazzo con 50 ragazzi, con 50 ragazze è uno da invidiare. Una ragazza con due ragazzi, mi lascio immaginare come viene definita, anche dalle sue amiche. I ragazzi di oggi non sono semplicemente gli adulti di domani, sono già i cittadini di oggi. E se non impariamo a riscoprire la grandezza e la bellezza del rispetto, della tenerezza, della delicatezza nei confronti degli altri, perpetuiamo quello che è la mentalità che ci ha perseguitato per secoli. Il maschio è cacciatore e alla fine si può permettere di agire un po' da padrone. Siamo sempre comunque colpevolizzate in tutto, sia che hai subito o che hai fatto, sei comunque, è sempre colpa tua. Quindi andavamo avanti così, tra botte e violenza. La mattina io mi alzavo alle 7 per andare al lavoro. Pulito il primo portone della mattina, con i soldi guadagnati, dovevo andare a comprargli la colazione. Gliela portavo a casa mentre lui dormiva, gliela lasciavo accanto al letto e io andavo a fare gli altri lavori, pulivo le altre case. Hai paura anche a parlare perché magari sbagli, magari lui dopo si arrabbia, se io dicevo una parola in più rischiavo che ci prendeva una manata nel muso, se dicevo qualcosa che a lui non tornava o per gelosia o perché poteva pensare che magari io allora facevo la puttana, avevo paura anche a uscire a fare la spesa perché magari ecco ritardavo quei 10 minuti, bisognava vedere come l'aveva presa lui. Tutti i giorni un annientamento lento fino proprio a proprio l'annientamento completo della persona, poi dolore, tanto tanto dolore, malinconia, tristezza, vuoto, tanto vuoto, tanta solitudine, paura, la paura tanta. Mi sentivo in colpa perché comunque forse se io non l'avessi lasciato lui forse non mi avrebbe picchiato, se io avessi fatto l'amore con lui forse non avrebbe cercato di farlo con la forza e quindi anche lì dopo tutto quello che mi aveva fatto ero io a sentirmi in colpa. Si faceva un taglio col coltello, diceva che si ammazzava per colpa mia o ad esempio una volta è andato sulla ferrovia che
diceva si buttava sotto il treno, quindi mi faceva sentire ancora più in colpa perché per colpa mia lui si ammazzava perché io lo lasciavo, perché ero io insomma che sbagliavo, non lui. Io ero sempre più debole, sempre più rassegnata. Il bambino assisteva, viveva il mio stato di malinconia, di ansia, di tristezza. Poi il padre lo usava molto per colpevolizzare me. Tante volte mi diceva: lo sai, mamma, che papà se ne va per colpa tua, ti devi comportare bene con papà. La prima volta comunque che sono finita in ospedale per bene, il carabiniere, quando è venuto in ospedale, mi ha detto: se lo vuoi denunciare, denuncialo, però poi noi non gli facciamo niente. Se io lo denuncio, poi dopo che faccio? Voi non gli fate niente, io vado a casa e lui mi ammazza. Che effettivamente quando lui quella notte siamo tornati a casa e ha letto nel foglio che all'ospedale avevano scritto lite con convivente, me l'ha date di nuovo. La task force contro le violenze è nata a Grosseto nel 16 marzo del 2010. È un po' una squadra composta da responsabili del reparto sanitario e delle forze dell'ordine e della Procura della Repubblica, tesa a reprimere tutte forme di violenza nei confronti delle fasce deboli della popolazione, con percorsi mirati che permettano di, da un lato, sicuramente intentare iniziare azioni giudiziarie che siano quanto più rapide e utili possibili per addivenire a una sentenza di condanna, dall'altro lato però anche una rapida messa in sicurezza delle vittime, facendo scegliere loro molto spesso anche un percorso alternativo che, se non vuole essere quello giudiziario, possa permettere alle stesse di essere seguite sotto il profilo del sostegno psicologico. I miglioramenti sono stati intanto una notevole diminuzione dei tempi di indagine e processuali sulla conclusione dei fascicoli. Dall'altro lato c'è stato un intervento condiviso, ASL, Procura della Repubblica, che ha portato a un'attività, diciamo, di cura delle vittime sicuramente molto più completa, ma anche un'acquisizione dei mezzi probatori estremamente più efficace ed efficiente rispetto a quello che c'era prima. Per 3 mesi comunque mi ha tenuto quasi sequestrata in casa. Ogni sera era una discussione, ogni sera era una violenza. Una sera erano le botte, una sera era una violenza comunque sessuale. Lui di me pensava che io non fossi bella, innanzitutto. Il suo dirmi a volte anche fai schifo mi rimbombava comunque dentro. E piano piano non ti vedi più, non sai più niente, perché cominci veramente a credere che dopo di lui non ci sarà niente. E cominci a credere, se lo lascio, chi ce l'ha il coraggio di prendermi, di prendere una persona come me che non vale niente, che non ha niente, che non è bella, che... E lei dice: no, è meglio che sto con lui. Ed è stata infatti la cosa che a me spaventava di più quando ci siamo lasciati, questa solitudine, questo senso di vuoto, di mancanza, perché io non mi bastavo. Era come se a me non fosse rimasto niente. C'avevo un vuoto totale dentro e non sapevo neanche da dove cominciare per ripartire. Sentivo solamente un bisogno di cambiare qualcosa. Siamo arrivati all'ultima notte, che quando lui ha tentato di nuovo di fare sesso con me, io questa volta ho cercato di reagire un po' di più e gli ho dato qualche schiaffo. Allora lì c'è stata la sua rabbia e i segni in faccia sono stati più evidenti. Tant'è che lui si è spaventato e voleva portarmi via la mattina dopo, avrebbe voluto portarmi al paese suo e farmi curare là, perché sapeva benissimo che qui questa volta sarebbe successo qualcosa.
E quella mattina io non lo so neanche come ho fatto, perché avevo una paura tremenda. Ero lì in quel letto, ero completamente tumefatta perché avevo il viso gonfio, non ce la facevo neanche a respirare. E pensavo, se adesso mi porta via, io non torno più qui. Quella paura, quella confusione in testa, che non capisci bene quello che ti sta succedendo. Hai paura di quello che succederà domani. Questi 2 anni di esperienze, anche di brutte esperienze, ci hanno insegnato tanto. Ci hanno insegnato come comportarci, come interagire con la vittima e quindi migliorare sicuramente il tipo di approccio verso la vittima stessa. Sicuramente ci ha insegnato anche a saper riconoscere meglio qual è il problema, a vederlo con occhi diversi. Come si convive con la violenza? Anche questa è una domanda che la cui risposta ha portato sicuramente molti dei miei colleghi ad avere un burnout, cioè a non essere in grado di poterla sostenere. Le vittime di questa violenza erano donne e gli abusatori o comunque i soggetti che poi procuravano la violenza erano uomini, sicuramente mi ha stimolato molto di più a proseguire questa lotta. Molto spesso il mio ruolo è ricoperto da personale femminile, in quanto le donne che subiscono una violenza hanno difficoltà già di per sé a raccontare ciò che le è accaduto. Ci rendiamo molto spesso conto che entriamo in situazioni molto particolari, entriamo nell'intimità delle persone e questo purtroppo è necessario ai fini investigativi e ai fini giudiziari. E quindi cerchiamo di adottare delle tecniche e delle metodologie che non siano in qualche modo ulteriormente violenti nei confronti di queste vittime. Mi ricordo la prima volta che sono andata dall'avvocato, ero talmente assente, talmente. Non esistevo, stavo lì, ascoltavo, non parlavo, non dicevo niente. E io lì ho pensato, ma io non ci andrò mai in un Devo tribunale. dire con grande franchezza, è una scelta di non difendere gli imputati di violenza sessuale. Peraltro non mi tiro indietro nel fare la parte civile, rappresentando quindi interessi della persona offesa dal reato. Inevitabilmente questi processi vanno a finire su dei grandi temi, l'esistenza o meno di un consenso negli atti sessuali che vengono compiuti. Oppure si svolgono attraverso, e questa è un po' anche un'esperienza professionale diretta, attraverso giustificazioni piuttosto puerili, si trattava di un gioco, avete sbagliato tutto, non è così. E come utente quotidiano del diritto non posso non osservare quelle che sono le discrasie del sistema normativo. Aver pensato una norma coperta, omnicomprensiva, 609 bis del codice penale per tutte le condotte afferenti all'ambito sessuale in senso lato, superando l'antica dicotomia fra la violenza sessuale, la violenza carnale e gli atti di libidine, devo dire, una cosa che lascia piuttosto perplessi. Ho iniziato un processo 5 anni fa, perché il 10 gennaio del 2007. Lui è convinto comunque di avere ragione. La frase che mi ha detto è stata: tanto in tribunale ci dobbiamo vedere, ma tu pensi veramente che mi faranno qualcosa? Tu passerai da matta, perché io non ti ho fatto niente. Io uscirò da questa causa vincente e dopo tu avrai smesso di vivere. Un tempo forse mi sarei spaventata, adesso non ho più tanta paura perché non può più toccarmi nella parte dell'anima, che comunque è quella che lui mi ha rovinato, e può minacciarmi, può fare quello che gli pare, che tanto comunque adesso io so che sono più forte di lui. La purezza dei gesti, la maturità degli atteggiamenti, credo che sarebbe qualcosa di grande. E quando si riesce a. Io credo che quando si riesce a percepire anche solo per un attimo che il corpo è un tempio inviolabile, in cui no, non è la piazza del mercato, in cui chiunque si senta in diritto di poter passare quando e come vuole, quando il corpo riscopre la sua sacralità,
Beh, il dono del corpo diventa davvero un dono. Una persona dona il suo corpo ad un'altra persona e si evita la cultura dell'appropriazione. Adesso, dopo 5 anni, ho ricostruito la mia vita, ho un nuovo lavoro, un lavoro fisso che mi dà anche soddisfazione perché finalmente lavoro per me, lavoro per mio figlio e non ho nessuno che gestisce i miei soldi al posto mio e ho cominciato a studiare, cosa che con lui non avrei mai potuto fare, invece sto portando avanti il mio sogno. E faccio vivere mio figlio nella tranquillità, riesco a passare più tempo con lui serenamente. Un giorno parlando il bambino mi ha detto: mamma, lo sai che da quando non stai più con papà io sto meglio con te, perché quando stavi con papà tu non stavi bene e quindi non avevi tempo per stare con me, adesso invece puoi stare con me più liberamente, sei anche più bella da quando non stai più con papà. Ho un nuovo compagno che sì, inizialmente un po' ha subito i postumi della vecchia storia, però grazie anche alla sua pazienza comunque adesso abbiamo un bellissimo rapporto e a mio figlio ho dato una nuova famiglia e a volte guardo indietro e penso che ci sono tante persone come me, penso che è difficile, che quando sei in quella situazione non vedi tutto quello che ci può essere dopo. E invece c'è tanto dopo, c'è veramente, veramente tanto dopo. Questa volta gli occhi non li chiudo più. Adesso che ho trovato la luce non li chiudo più. La violenza fa schifo, per questo la provincia ha promosso e sostiene i centri antiviolenza, la task force, per reagire. E questo video noi lo dedichiamo a tutte le donne che reagiscono.